Un saluto e bentornati a tutti i nostri amici ascoltatori per le nostre rubriche sulla salute e sulla medicina che cerca sempre di rincorrere il benestare della nostra salute. Oggi siamo su un argomento non frequentissimo ma sicuramente di grande interesse. Parleremo di tecniche mini-invasive e di tecnologie, ovviamente in neurochirurgia, su soprattutto cranica e spinale, e ne parleremo ovviamente con un neurochirurgo che è venuto a trovarmi, il dottor Luca Ricciardi. Dottore, benvenuto. Grazie, un saluto a tutti. Un saluto a lei, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, come abbiamo detto, non è semplicissimo l'argomento, però sicuramente è di interesse per i nostri ascoltatori, perché di queste, insomma, di queste tecniche mini-invasive potremmo giovare anche per cose non troppo complesse. Ma assolutamente sì, in realtà abbiamo, secondo me, concordato un topic che di suo ha qualcosa di affascinante, nel senso che la neurochirurgia un po' interessa mediamente l'audience perché è un'altra disciplina, no? Certo. Coinvolge organi come il cervello, che sono affascinanti e incuriosiscono anche noi medici molto spesso. Però oggi nel 2020 è importante capire che oltre la mano del chirurgo c'è un qualcosa intorno che è altrettanto complesso come la materia in sé, come sono per l'appunto le tecniche, le tecnologie e le strumentazioni che noi abbiamo a disposizione. Esatto, e anche perché siamo comunque in un ambito che è sicuramente affascinante, ma è anche uno di quelli che ti fa venire il sudore freddo quando ne sei coinvolto, perché il cervello è uno, insomma, delle componenti del nostro corpo che quando hai un problema al cervello... Certo, cioè, panico, no? Sì, questo accade anche tra medici, nel senso che esistono quelli che diciamo si occupano di neuroscienze e chi non lo fa. Questo rende anche più bella la nostra professione, cioè, ormai siamo specializzati in alcune cose. Però ritengo che è importante oggi ricordare che non è più come era 100 anni fa. Cioè adesso non è più soltanto il chirurgo che fa il suo show, non è più soltanto chirurgia e basta, ma c'è multidisciplinarità e la tecnologia, l'evoluzione anche ingegneristica, non soltanto medica, applicata alle scienze mediche, ha permesso di raggiungere dei risultati che erano inipotizzabili 20 anni fa, non 100. Esatto, quindi che potrebbe essere di un nostro nonno, di cui ricordiamo magari un iter medico molto... difficile, che oggi invece, se ci dovesse capitare, può avere tutt'altro decorso, tutt'altro trattamento. La società di oggi si avvale, grazie anche alla potenza economica, oltre che di formazione, che non dobbiamo dimenticare, certo. Non dobbiamo dimenticare, su questo devo dire l'Italia, la sanità italiana ci permette ancora di ragionare ad alti livelli, di tecnologie che sono diventate più ubiquitarie. Quindi abbiamo a disposizione quasi in tutte le neurochirurgie alcune strumentazioni, mentre in altre abbiamo delle piccole eccellenze o un qualcosina in più. Ad esempio immaginiamo come i microscopi, oggi sono qualcosa di standard in tutti gli ospedali dove si fa neurochirurgia, è presente un microscopio, magari il navigatore intraoperatorio un po' meno, magari l'ecografo intraoperatorio un po' meno, l'insieme di queste cose in ancora meno centri. Però questo è anche perché alcuni centri si occupano molto bene di alcune cose, alcuni centri di altre. Bene di altre cose, certo. Esattamente, quindi ci si focalizza anche su quello che serve, cioè non tutti possono avere tutto, ma non sarebbe nemmeno utile. Beh, no, no. Esatto. Quindi diciamo dobbiamo fare delle scelte e non ci dimentichiamo che oltre queste grandi tecnologie adesso le ditte medicali sviluppano tutta una serie di strumentazioni che sono dedicate al professionista, nel senso che il professionista può scegliere quindi il trattamento chirurgico più idoneo per il singolo paziente in base alle sue necessità. Cioè è finita l'epoca in cui io so fare molto bene una cosa e faccio quella cosa per tutto, ma devo poter saper fare tutto in modo da poter offrire quello che è più utile al paziente che ho davanti in quel momento lì. In un'ottica di personalizzazione della problematica, quindi di gestione di quella problematica. Assolutamente sì, ad esempio in chirurgia vertebromidollare, soprattutto vertebrale, esistono decine di approcci mini-invasivi. Adesso si sente molto parlare di endoscopia spinale. In altri ambiti, sì, esatto, assolutamente. Cioè l'endoscopia in generale è una grande evoluzione delle tecniche mini-invasive, però non esiste solo l'endoscopia, esiste la chirurgia mini-invasiva standard, esiste ancora la chirurgia open tradizionale. Quindi mini-invasivo non vuol dire sempre meglio, vuol dire spesso meglio. Noi offriamo sempre il trattamento meno invasivo tra quelli disponibili,
pur di poter garantire lo stesso risultato al paziente. Perché poi questo è un altro aspetto fondamentale, avere almeno lo stesso risultato. Certo, perché non possiamo dire scegliamo un risultato perché è meno invasivo ed è più bello dirlo, però poi il paziente starà peggio di come avremmo preferito stesse, soltanto perché abbiamo scelto il trattamento sbagliato. Assolutamente sì, e a questo punto i nostri ascoltatori si staranno chiedendo: ma in cosa lo applichiamo queste tecniche mini invasive nel campo della neurochirurgia? Beh, in realtà in quasi tutta la neurochirurgia. Immagino. Nel senso che sia in neurochirurgia cranica, in neurochirurgia oncologica, così come nelle patologie degenerative, e questo soprattutto a carico della colonna vertebrale. Quindi in neurooncologia, ad esempio, oggi i pazienti vengono inseriti in un percorso di cura, vengono inseriti in un percorso diagnostico multidisciplinare. L'insieme dell'acquisizione di questi dati ci permette di pianificare un trattamento pre- ed intraoperatorio molto personalizzato, e queste tecnologie, come ad esempio i monitoraggi intraoperatori, la navigazione, l'ecografia, le fluorescenze, permettono di modificare il trattamento durante l'intervento, quindi non ci si basa più soltanto su quella che era la pianificazione prima dell'intervento. Cioè oggi il chirurgo deve rimanere attento a scegliere bene, a pianificare bene, ad eseguire nella maniera migliore possibile in base a quello che scopre durante l'intervento grazie a queste tecnologie. In maniera differente, in chirurgia vertebrale c'è un grande lavoro di pianificazione per una chirurgia che può sembrare apparentemente più semplice rispetto a quella cerebrale. Ma non lo è. Ma non necessariamente lo è. Cioè a volte la cultura a monte necessaria per eseguire e proporre una chirurgia vertebrale corretta può essere anche più complessa. Quindi comunque capiamo che queste nuove tecnologie, queste nuove tipologie di chirurgia non si sostituiscono a quella che è l'esperienza, la competenza di un chirurgo, sono strumenti in più nelle mani di un chirurgo, ma resta il fatto che il chirurgo, come si diceva una volta, deve avere una buona mano. Assolutamente sì, e non siamo assolutamente nell'epoca in cui è possibile iniziare a guidare col cambio automatico e non aver mai guidato una macchina col cambio manuale. Quindi il chirurgo deve saper fare tutto, deve avere fatto il training normale sulle tecniche standard e poi poter scegliere eventualmente quale tecnica applicare. L'esperienza è fondamentale, perché solo l'esperienza ci permette di poter scegliere in maniera conscia qual è il trattamento più idoneo, altrimenti ci focalizziamo su una cosa che affascina in primis noi di più e secondariamente magari anche il paziente, che guarda un'etichetta o un tipo di tecnica ma ovviamente non ha le competenze e si affida nelle nostre mani affinché venga consigliato bene. Certo, e qui una cosa mi viene da chiederle proprio ponendomi come un normale ascoltatore: non è facile, quando hai bisogno di un intervento del genere, né rimanere lucido né saperti dirimere autonomamente? Perché come fai a capire se un centro che hai contattato, un neurochirurgo che hai contattato, è effettivamente la persona giusta per te? Non è una cosa già che difficilmente si riesce a fare, ma poi le competenze non si ha dal punto di vista proprio del paziente. Come si fa? Questo è verissimo. Allora, innanzitutto, mai cercare il professionista in base alla tecnica che noi vorremmo scegliere. Quindi noi pazienti? Noi vorremmo scegliere come pazienti, perché molti pazienti vengono da noi chiedendo di essere operati in quel modo, perché lo reputano più efficace, più sicuro, meno invasivo. Ok. Bisogna, secondo me, farsi consigliare anche dal proprio medico di famiglia o da un medico di fiducia che è più capace a discriminare nell'ambito medico, rispetto a grandi centri o professionisti con grande esperienza di tipo trasversale, cioè persone che hanno conoscenze su tutto l'ambito di quel determinato tipo di patologia e possono quindi consigliare al paziente la tecnica più idonea nel suo caso specifico. Quindi non andiamo a cercare chi è molto bravo su una cosa, andiamo a cercare chi è molto bravo su quella patologia e sa fare tutto, in modo che quando ci andrà a consigliare un tipo di intervento lo farà a parità di interessi verso tutte le tecniche disponibili. Certo, e questo è un buon consiglio. Uno, non vi fate le diagnosi da sole, non decidete quali interventi dovete sostenere, per carità. Due, cercate appunto chi si sa occupare di tutto e che quindi con più probabilità avrà anche per le mani il know-how per il vostro caso personale. Esattamente, questa è una buona sintesi. Ognuno fa il suo mestiere. Allora, dottor Ricciardi, però ovviamente svegliamo anche ai nostri ascoltatori a questo punto, se volessero contattare proprio lei, come fanno? Ah, certo. Allora, anzitutto ci troviamo nell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea in via di Grotta Rossa 1035 00189 Roma, dal punto di vista pubblico.
Il dottore opera anche in una clinica privata a casa di cura Villa Margherita, in viale di Villa Massimo 48, 00161 a Roma. Esattamente. Esattamente. Poi abbiamo ovviamente il sito dell'ospedale Sant'Andrea, dove troviamo proprio una pagina dedicata alla neurochirurgia, e volendo abbiamo anche una pagina su il portale Mio Dottore, dove appunto possiamo prenotare una visita. Abbiamo in ogni caso anche una mail lricciardi@ospedalesantandrea.it e un numero di telefono 366 16 81 243 per un contatto diretto. Esattamente, grazie mille. Di nuovo la ringraziamo noi e salutiamo insieme i nostri ascoltatori, con cui poi ci vedremo noi almeno alla prossima puntata. Certo, un saluto a tutti e grazie dell'attenzione. Un saluto.